Ernesto Primo, operatore del bene a servizio della comunità. Queste le parole del sindaco di Mercogliano, Massimiliano Carullo, che hanno strappato l'applauso ai numerosi presenti nella chiesa dell'Annunziata e di San Guglielmo per la dia luogotenente Ernesto Primo, morto sabato sera per infarto all'età di 56 anni. Carullo ha anche ricordato quanto realizzato da Primo come consigliere comunale con delega alla trasparenza, in particolare l'installazione dell'impianto di videosorveglianza a Mercogliano. Il comandante interregionale dei carabinieri, il generale di corpo d'armata Giovanni Nistri, ha avuto parole di incoraggiamento per i familiari di Primo, ancora scossi per l'accaduto, tracciando le tappe salienti della sua carriera. Un esempio come carabiniere e come uomo, ha sottolineato. A 18 anni la scelta di entrare a far parte della Benemerita, una decisione all'epoca non facile. Poi la lunga milizia come comandante di stazione ad Avellino, l'esperienza in Valle Caudina, culminata con la conquista di una medaglia di bronzo assegnatagli per aver salvato delle persone durante l'alluvione che devastò Cervinare. Poi ha preso la parola la figlia di Ernesto Primo, Marik, che per tutta la notte ha tenuto la mano sul cuore del padre, la promessa dall'altare di giurare presto fedeltà alla Repubblica e proseguire in divisa l'intenso cammino per il prossimo e a tutela della comunità già tracciato dal papà. Marik, a 18 anni, addosso alla maglietta dei carabinieri. Le sue parole rendono orgoglioso il luogotenente e la grande famiglia della Benemerita. Lei, Marik, la fedelissima. È stato un uomo onesto, un uomo disponibile per chiunque. Un uomo che ci darà la forza, a me, alla mia famiglia, a mia madre, a mia sorella, di andare avanti. Un uomo che era contento di vivere a Mercogliano, ma anche di poter servire l'arma dei carabinieri in qualunque posto. Io lo ringrazio con la speranza di poter presto, giurare fedeltà alla Repubblica Italiana.